dopo ampie e articolate discussioni a stretta maggioranza, ha emesso il seguente verdetto. Ci sono dei nomi che ci portiamo dentro dalla nascita, noi amanti del Carnevale di Viareggio, nomi che fanno parte del nostro DNA, che furono protagonisti della grande festa dell'allegria sui viali a mare della città e che al solo loro ricordo ci emozionano. Tono, Bocco, Minghino, Arnaldo, Silvano, Nilo, solo per ricordarne alcuni. Domenica 18 ottobre erano 15 anni che ci ha lasciato l'architetto di quella grande squadra che faceva e commentava il Carnevale di Viareggio. Il suo nome è un ricordo naturale, perché anche se in molti non ne hanno nessun ricordo personale, lui, come lunga la storia che ci lega a Burlamacco, è parte di noi. Brunello Romano. Primo premio, Lasciamoli fiorire, di Silvano Avanzini. Le foto dei bozzetti dei carri e il microfono potrebbe essere un binomio utile a sintetizzare una vita interrottasi a 77 anni. Impossibile snocciolare tutti gli aneddoti utili a celebrare un fenomeno della comunicazione a tutto tondo come Brunello. Troppe le sfaccettature che gli permettevano, sia dalla sua postazione al corso che in diretta da Radio Carnevale, di spaziare ed emergere su molti campi grazie alla solida cultura. Radio Carnevale nasce nel 1946 grazie a Brunello, che da una stanzetta dell'Hotel Royal, sede del comitato, attraverso una serie di altoparlanti posti in cima ai pali della luce della passeggiata, trasmette per il periodo dei festeggiamenti musica e informazioni di pubblica utilità. Negli anni 50 Romani sposta l'esperienza anche ai mesi estivi, arma un gozzo di legno con un motore rivegliato dagli americani e comincia a fare pubblicità fonica dal mare sulla spiaggia. Brunello nel 2000 va in pensione e la radio passa la propria gestione ad altre reti. Un volto e una voce alla quale ci eravamo affezionati e che ci ha raccontato tante pagine esaltanti del Carnevale con una passione sempre espressa in modo competente e garbato.